In gergo sono definiti servizi educativi 06, in pratica rappresentano la somma di luoghi e competenze che accompagnano i bambini e spesso per molte ore al giorno in una fase importante della loro crescita. Nidi, sezioni primavera, scuole dell'infanzia sono fermi dal 5 marzo per l'emergenza Covid, ma nessuna misura specifica è stata individuata finora a sostegno dei lavoratori delle società, spesso cooperative, che gestiscono molti servizi in convenzioni o da privati anche in Molise. Eppure, con il possibile ritorno al lavoro nelle prossime settimane di tanti genitori, esiste una esigenza immediata. Sono una mamma lavoratrice che ha scelto di affidare i propri bambini a delle strutture educative, ma quando capisci di aver fatto la scelta giusta affidando i tuoi bambini a delle persone competenti ed affettuose e soprattutto capaci di sostituirti nel ruolo di mamma durante le ore di tua assenza, ti senti mancare un po' la terra sotto i piedi quando questo servizio viene meno, considerato il delicatissimo momento che stiamo vivendo. A mio avviso, i bambini hanno bisogno di interagire con altri bambini, hanno bisogno di vivere la quotidianità al di fuori delle mura domestiche, scoprendo anche un nuovo contesto all'interno del quale relazionarsi, che non sia la propria abitazione. In particolare agli asili nido e dell'infanzia, perché svolgono un ruolo importantissimo per centinaia di migliaia di famiglie che sono abituate all'erogazione di servizi di alta qualità e che vorrebbero fortemente che tali servizi non venissero depotenziati al momento della riapertura post-coronavirus. Sull'argomento è intervenuta tramite il suo presidente molisano Domenico Calleo l'Alleanza delle Cooperative Italiane, che in Molise raccoglie circa 30 società aderenti a Confcooperative, Legacoop e AGC, con una griglia specifica di richieste indirizzate alla regione. Si va da fatti tecnici all'apparenza, ma fondamentali nella sostanza, come il credito d'imposta sui canoni d'affitto, da cui per ora queste strutture sono escluse, a fronte di superfici locate invece molto grandi e quindi costose. Ma anche che sia assicurata la cassa integrazione per tutti gli addetti fino alla riapertura. C'è un'altra boccata d'ossigeno possibile, con l'auspicato snellimento delle procedure per le liquidazioni delle spettanze arretrate per le sezioni primavera. Ma fondamentale, dicono i responsabili delle strutture, sarebbe un voucher bambino da erogare a copertura almeno delle spese fisse per il periodo di chiusura. Abbiamo deciso di creare questo gruppo di responsabili servizi educativi 0-6 anni, privati molisani, per salvaguardare il futuro delle nostre strutture. Abbiamo chiuso ormai dal 5 marzo e non sapremo quando potremo riaprire. Come possono queste strutture sopravvivere in questo duro momento? Allora vi chiediamo aiuto, aiuto e sostegno concreto, perché queste strutture da qui a qualche mese potranno non esserci più, per il sol motivo che manderemo a casa tutte le persone che lavorano con noi, oltre 500 persone senza lavoro e i servizi educativi scompariranno dalla nostra regione. Ci troviamo in un periodo catastrofico, ma nessuno pensa alle strutture educative 06, a cui i genitori hanno affidato i loro figli fino a qualche mese fa. Lo Stato non ha previsto aiuti per noi, l'unica cosa certa è che siamo stati i primi a chiudere e probabilmente saremo gli ultimi a riaprire. La regione Molise, rispetto alle altre regioni, presenta una carenza enorme di strutture educative 06 pubbliche e comunali. Basti pensare che a Isernia e a Venafro non ci sono asili nido, a Campobasso ce n'è solo uno, nei vari paesi spesso mancano le scuole dell'infanzia pubbliche, figuriamoci i nidi. La regione Molise deve aiutarci per amore anche dei bambini e delle loro famiglie. L'appello, posto con i toni dolci di chi ogni giorno lavora con i bambini, ha tutta la forza di un grido di richiesta d'aiuto.